Bentornato nel mio canale YouTube, vi auguro un felice nuovo giorno con divertimento, fortuna e felicità con i vostri cari. Oggi è giovedì 29 aprile 2021, di seguito le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox di oggi. Oroscopo Pesci, giovedì fantasioso con il trigono Luna-Nettuno. Luna acquatica in trigono al vostro segno e all'inquilino Nettuno, in mezzo tra i due Plutone è autoritario. Garante di appoggi da parte di amici e di frequentazioni sociali ad alto livello. Spostamenti per lavoro, ma già che ci siete, se la località è bella la inserite nella rosa delle possibilità turistiche per le prossime vacanze, rilassanti, si spera, ma ancora all'insegna della prudenza. Intuito e sensibilità all'ennesima potenza, così forti da schiacciare la logica, che invece si arena nelle retrovie, incapace di spiccicare parola. Ormai conoscete la legge magica del pensiero positivo, stigmatizzata nella famosa canzone del film di Biancaneve di Walt Disney I sogni son desideri, scritti in fondo al cuore. Non disperare del presente, ma credi ciecamente. E il sogno realtà diverrà. Romanticismo e fantasia, valori in cui credete e volete trasmettere ai vostri figli. Toccherà loro reggere le colonne del mondo di domani. Il rapporto d'amore si è fatto possessivo. Materialista, fisico con pochi o scarsi sentimenti. Una donna cattiva si intrufola nel rapporto e cerca di sfaldarlo o di rovinarlo. Una donna libertina, senza scrupoli, senza pudore, di dubbia moralità. I single saranno travolti da una serie di eventi in cui qualche donna di età tenterà di ostacolare la loro felicità. Non è il periodo ideale per giocare e tentare la fortuna. I pianeti sono in forte opposizione e vi conviene non tentare affatto la fortuna. Un periodo di piccole ristrettezze vi aspetta. Oggi sarete raggiunti da una notizia, non lasciatevi travolgere dall'emozione e mantenete la calma in ogni caso. Giorno eccellente per sistemare questioni noiose. Un pesci di scena. Migliora il tuo 1 hoc. Comprate un vestito elegante. Prendete oggi il meglio delle persone che vi circondano e fatene tesoro. Avrete buone idee, e in concreto, potreste anche avviare un progetto interessante che vi sta a cuore. Piccoli problemi nell'affrontare dei colleghi o conoscenti che potrebbero darvi del filo da torcere riguardo una questione economica. Le prospettive, in ogni caso, sono quelle di una risoluzione bonaria. Una vecchia conoscenza ti pensa e potrebbe venire presto a cercarti. Preparati ad incontrarlo come se fosse la prima volta. Giorno poco propizio per fare shopping. Se proprio avete deciso, siate parsimoniosi e molto attenti su come spendete. Cercate di evitare oggi gli acquisti rateali. Riservate delle premure alla persona amata. Non trascuratela e fatela sentire parte di voi stessi e delle vostre giornate. Non ve ne pentirete. Se le tossine della giornata vi sembreranno insopportabili, cercate di gestire al meglio le forze e a non strapazzarvi oltremodo. In serata organizzate qualcosa con amici e persone a cui siete legate veramente. State per ricevere delle novità nella vostra vita, che miglioreranno la condizione economica. Quindi continuate sempre a comportarvi onestamente, come avete fatto finora. Potreste alzarvi dal letto con la vostra canzone preferita e sarebbe già un buon inizio di giornata. La vita sentimentale sarà illuminata da eccellenti occasioni. Belle novità in campo amoroso. I moti planetari vi stanno regalando una primavera dinamica, fatta di novità interessanti, di ribaltamenti piacevoli di situazioni, di nuove amicizie che vi rallegrano lo spirito. Urano, pianeta attivo e vivace, dal segno attivistico del Toro, sta appunto dissodando il terreno affinché la pianta della buona fortuna e quella della letizia mettano profonde radici, specie se nascete in febbraio. Intanto per oggi, avrete una giornata calma e senza particolari preoccupazioni. Ci sarà da brigare un po' di più in famiglia, settore dove sarete chiamati a intervenire con la vostra capacità di minimizzare le difficoltà e di mettere ordine. Secondo l'oroscopo di Paolo Fox di oggi, la luna sarà ancora favorevole, presto potreste fare un incontro speciale. Per quanto riguarda il lavoro, sono giorni importanti. Potete avanzare delle richieste speciali, ma occhio a chi proverà a mettervi il bastone fra le ruote. Non è il caso di strafare. La luna è favorevole, cari pesciolini, quindi presto potreste fare un incontro speciale.
sempre che non l'abbiate già fatto. Per quanto riguarda il lavoro, questo di fine aprile sono giorni importanti. Rimboccatevi le maniche perché siete bravi, dovete solo crederci di più. Cercate di mettervi nelle condizioni adatte per prendere in mano una situazione. Oggi avrete a che fare con qualcuno di molto superficiale, che non dovrà essere sottovalutato. Potreste avere delle conseguenze. Sarete più tranquilli, sotto diversi punti di vista, se riuscirete a rendere tutto meno complicato, rispetto al passato. Al tempo stesso, vi dovrete dare da fare, per comprendere al meglio la strada da intraprendere. Massima protezione garantita da Giove in dodicesima casa, è lui col suo scudo lilla e il suo ombrello azzurro che vi pare il colpacci della sorte, regalandovi una giornata tranquilla e serena, produttiva per gli artisti che possono creare in santa pace. A farvi buon gioco anche la luna acquatica in trigono al vostro segno e al vostro astro guida Nettuno, che regna nei palazzi sottomarini dell'inconscio, in buon accordo col fratello Plutone, signore degli inferi. Insomma, un tutt'uno armonioso e rassicurante. Amore ed Eros, romantico, platonico, unilaterale, bellissimo idealizzare un partner che non esiste, ma almeno non rischierà di deludervi, e tanto meno di tradirvi. Reduci da una brutta esperienza, state ben attenti a non scottarvi. Nel vostro profondo nascondete un talento innato, che è quello di saper valutare le persone di cui circondarvi. Forse è arrivato il momento di portarlo alla luce e sfruttarlo anche in campo sentimentale. Provateci. Siete un segno sentimentale e romantico, come tutti i sacri testi di astrologia amano descrivervi. Trovate gioco facile nel vostro partner che vuole da voi in serata effusioni e dichiarazioni verbali di affetto. Tuttavia, la luna nel mentale Scorpione vi invita a cercare una comunione intellettuale e di intenti con il vostro partner, specie se siete nati nella seconda decade. Lavoro e denaro, in azienda sembrate svagati, con la testa tra le nuvole, su di voi oggi non si può fare affidamento. Collezionate svarioni e dimenticate anche i procedimenti più elementari. I colleghi che vi conoscono bene lo sanno e vi lasciano a cuocere nel vostro brodo, evitando il più possibile di coinvolgervi in progetti che rischiereste di danneggiare. Se i battibecchi e le liti vi mandano facilmente in tilt, tappatevi le orecchie e procedete sulla vostra strada, senza condizionamenti. Siete consapevoli dei rischi e delle complessità da affrontare. Pragmatici e volitivi, sarete un vero carro armato nello svolgere tutti i vostri compiti in ufficio. Non vi farete distrarre da nulla. Plutone e Marte, energie planetarie potentissime, vi guidano nella corsa professionale verso l'efficienza e prossimi sicuri successi. Benessere, tosse in agguato, distratti dalle vostre storie di cuore, uscite senza ombrello o con abiti estivi e poi etchi, yoga e meditazione sempre raccomandati, per mantenervi in equilibrio e non farvi tradire dalle seduzioni paradossali della mente. Mettete scarpe comode e uscite a fare una passeggiata rilassante. È l'occasione ideale per raccogliere le idee, metterne altre da parte e sciogliere ogni tensione. Respirate a fondo, mentre camminate. Per lei, disco di musica classica da godersi a occhi chiusi sprofondati in poltrona. Su di voi la musica ha sempre l'effetto di una magia, in pratica è la fata di Cenerentola che trasforma la zucca in carrozza. Per lui, fidarsi della logica oggi è una scelta sbagliata, non ne cavereste un ragno dal buco, puntate sulle vostre antenne, funzionano a pieno ritmo. Colore delle emozioni, turchese. Barometro dell'umore, soleggiato. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10. Attività, 7. Finanze, 7. Benessere, 9. Queste sono le previsioni astrologiche che informano oggi l'amore, il lavoro, la fortuna e la felicità di Paolo Fox. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video. Il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.